podcast di Avvenire, per dare più voce alle parole. Il Vangelo, a cura di padre Hermes Ronchi. Quella voce dal cielo, tu sei mio figlio. Battesimo del Signore, anno B. In quel tempo Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere come una colomba. Sento tutta la bellezza e la potenza del Verbo. Si squarciano i cieli, si lacerano, si strappano sotto la pressione di Dio, sotto l'impazienza di Adamo e dei poveri. Si spalancano come le braccia dell'amata per l'amato. Noi siamo figli di un cielo lacerato per amore. Vita ne entra, vita ne esce, e nessuno lo richiuderà più. Da questo cielo aperto e sonante di vita viene, come colomba, il respiro di Dio. Una danza dello Spirito sull'acqua è il primo movimento della Bibbia. Genesi 1:2. Una danza nelle acque del grembo materno è il primo movimento di ogni figlio della terra. Una colomba che danza sul fiume è l'inizio della vita pubblica di Gesù. Il brano, quasi un Vangelo in miniatura, raccolto attorno a tre simboli: una voce, un figlio, una colomba. Venne una voce dal cielo e disse: «Tu sei mio figlio». Primo viene il tu, la parola più importante del cosmo. In amore, tu viene sempre prima dell'io. Venne una voce con le parole proprie di una nascita: figlio, il termine più potente, cuore, e per la fede. Vertice della storia umana, culmine della storia divina. Era la voce di chi veniva a prendere in braccio lo storto mondo umano. Seconda parola, amato. E lo sono da subito, a prescindere, prima che io faccia qualsiasi cosa, prima che io dica sì o dica no. Per quello che sono, così come sono, io sono amato. E che io lo sia dipende da lui, non dipende da me. La terza parola, in te ho posto il mio compiacimento. La voce grida sul mondo e in mezzo al cuore la gioia di Dio. Tu mi piaci, è bello stare con te, tu mi fai contento. Dio ha affidato a noi la sua gioia. A me, che non l'ho ascoltato, che me ne sono andato, che l'ho anche tradito, a me sento dire: in te ho posto la mia soddisfazione. Uscito dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere. È il compito di ciascuno: aprire finestre di luce, un pertugio d'azzurro, aprire spazi al volo. Da questo cielo aperto scende, come colomba, la vita stessa di Dio. Si posa su di noi, ci avvolge, penetra, trasforma i pensieri e gli affetti, secondo la legge dolce ed esigente del vero amore. Allora ti prende una nostalgia, un desiderio di fare qualcosa che assomiglia a ciò che è detto di Gesù, che passò nel mondo facendo del bene. Essere, nella vita, donatori di vita, accendendo, perdonando, guarendo il disamore, aprendo spazi a un profumo di bellezza, che è mescolare in giuste proporzioni il finito e l'infinito, le vie della carne e le vie del Verbo, fino a che la sua e nostra vita formino un fiume solo. Letture: Isaia 55, 1, 11. Isaia 12. 1 Giovanni 5, 1, 9. Marco 1, 7, 11.
Ascolta le altre puntate della serie sul sito avvenire.it. Clicca sull'icona del podcast e alza il volume. Avvenire, per dare più voce alle parole.